Allora, signori, benvenuti sulla Pede Garganica. In poche parole, questa è una strada che porta sotto San Marco in Lamis. Ho appena passato a Pricena, sotto San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Rignano Garganico, fino ad arrivare sotto San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo, i Cappuccini, no? Padre Pio. A sinistra si va in fondo, molto in fondo. Si va a San Giovanni Rotondo, io andrò verso destra e andrò a Manfredonia. Faccio questa strada oggi perché in pratica, se l'avessero scritto prima di Termoli, io sarei uscito a Termoli e avrei fatto la 16. Invece prima di Poggio Imperiale c'era scritto uscita di Foggia, il casello di Foggia chiuso, uscita Foggia chiusa. Ecco. Allora mi sono detto, o faccio San Severo, esco a San Severo, ma uscire a San Severo vuol dire entrare nel paese e non si capisce niente, perché si entra proprio nel paese e anche se sono le 11:30 c'è sempre gente, poi rotonde, rotondine, rotonde, rotondine, che poi devi mettere sempre sulla 16 e dall'11. Oppure uscire a Poggio Imperiale come ho fatto adesso, andare verso destra. Verso destra si andava a prendere sempre la 16 e quindi ti ritrovavi sempre sulla 16. Invece a sinistra, come ho fatto io per la Piricina, sì, questa è una strada di merda, però basta conoscerla e non è niente di grave. Andare a sinistra verso la Piricina mi vado a trovare sotto San Giovanni, taglio di una decina di chilometri. Ho fatto questa strada perché ho 3 ore e 34 di guida e non so se ce la farò ad arrivare, ma sì, dai, ce la farò ad arrivare, magari arriverò con 4 ore e 29 a Manfredonia, quindi non è quello il problema. E niente, solo che questa è una strada, sì, io la conosco, però è pieno, più avanti sarà piena di buchi sotto Rignano, pieno di buche, cinghiali, questa è una strada un po' pericolosa, polpi, gatti, animali, e bisogna stare attento perché per me ammazzare un animale sarebbe una cosa, non mi è mai capitato, solo una volta, ma verso il periodo natalizio un bel cinghiale mi ha distrutto il camion, è lui che ha distrutto a me, quindi. E niente, mi ho preso, ecco, San Marco in Lamis, non so se si è letto, boh. Ma io devo andare, vabbè, vi porto qua, dai, fino alla ferrovia. Sì, perché più avanti qua c'è la ferrovia, vi porto alla ferrovia e poi chiudiamo, perché devo stare un po' attento alla strada. E niente, queste sono le stradine, stradette che è meglio che uno le conosce, va. Almeno risparmio quei 10 km che mi avrebbe permesso di tornare. Perché se io non ce la dovessi fare, ragazzi, molto chiaramente, io non mi fermo. Mi fermo 45 minuti per 3 km che devo fare, ma non esiste proprio. Vabbè, più avanti qua c'è la ferrovia, che mi sa che è abbandonata la ferrovia, non mi ricordo neanche. Sono anni ormai che non faccio più questa strada. Adesso qui c'è il curvone, poi si gira a sinistra, si gira a destra, perché dritto si va verso San Marco, ma si va oltre a verso San Marco, poi si taglia e si va anche a San Giovanni Rotondo, Rignano, San Nicandro Garganico. Questa è la Pede Garganica, bella strada di merda, comunque, tanto di notte qua non c'è nessuno come macchina. Posso anche correre, qua potrei anche togliere la scheda, qua non c'è proprio nessuno. Se vai a destra, qua vai verso Foggia, vai a San Severo, si va a San Severo, io invece devo girare a sinistra e poi subito a destra. E poi cominciano, no, i fossi, le voragini. Vabbè, mettiamo la freccia, va. Non so mai. Ancora arriva qualcuno e non vede la freccia. Ecco qua. Che strada di merda. Accendiamola.
anche la freccia a destra, mettiamo, va, facciamo i bravi autisti, facciamo i bravi autisti. E adesso via su questa strada vi porterei, ma poi mi cade il telefono, io lo so, perché qua adesso è ancora dritto, ma fra un po' qua non si capisce più niente. Va bene? Ciao a tutti!